l'unico spazio che ci piace molto. Vabbè, veramente l'hai scelto tu, hai scelto tutto tu. Vabbè, d'altronde in mancanza di un altro che sceglie, scelgo io. Siamo qui per parlare di un concerto, di parlare di musica, per parlare di un incontro che risale al 1969. Tant'è vero che. Che memoria c'è, amore. Lui era il primo. Delle canzoni strane, vecchio Samo e così, vecchio Samo. Quando, però c'era quello Signora Lia che era carino. No, infatti io cantai due canzoni, Signora Lia e vecchio Samuel. E Morandi, che era e ancora, insomma, in quel momento era veramente il cantante più prestigioso della musica leggera. Della RCA, dai, non esageriamo. No, più prestigioso anche del mondo, forse. Non so, insomma, era talmente enorme, insomma, una persona che lui, cioè, forse non ricordandosi come mi chiamavo, mi appellò al buffet dove eravamo tutti pronti ad azzannare le vivande, dicendo: Signora Lia, e a me la cosa non mi è andata giù tanto, perché proprio essere chiamato Signora Lia. E allora dentro di me ho detto: ma ho fatto anche vecchio Samuel, però anche vecchio Samuel non sarebbe stato. Posso dire una cosa che vabbè, tanto ormai sei, voglio dire, sei talmente consolidato nella carriera, nell'età, nella maturità. Io pensavo dicessi una vecchiaia, ti sei salvato. No. Comunque, guardate, io non denigrerei la vecchiaia, perché vabbè, sarà anche una brutta cosa, ma l'alternativa è peggio. Me, per esempio, della vecchiaia no, mi danno fastidio. Ma ti vengono così al volo? No, queste sono preparate. Ah, preparate. Mi danno fastidio tre cose, non so se ti succede la stessa cosa. Della vecchiaia solo tre cose: che perdi la memoria, perdi le forze, perdi la memoria. Queste sono le cose che mi danno fastidio. Vabbè, insomma, parliamo di questo concerto, di questo incontro, di questo di susseguirsi di incontri dal 69 in poi. Non ci vedevamo ogni tanto, ci vedevamo lì da in piazza Euclide, io abitavo a Roma, e poi ricominciai a cantare qualche tempo dopo e bussavo alle porte di tutti per chiedere canzoni. Ti ricordi che sono venuto al bar lì vicino da Amedeo, quello lì del parrucchiere, che dici: ma me la scrivi una canzone? E tu è un po' così. Ecco, questa cosa non me la ricordo, però mi ricordo invece che nel 1969, giovane, non te la ricordi, dai. Questa cosa che io ti ho rifiutato una canzone non me la ricordo, però mi ricordo che tu hai rifiutato invece di cantare una mia nel 1969, che avevo scritto, come diceva Little Tony, appositivamente per Gianni Morandi. Te la ricordi? Te lo chiesero perché dovevo fare una trasmissione televisiva e serviva una canzone, canzonissima. Ma te lo ricordi? E come no? Perché c'abbiamo il pianoforte. Avete visto che c'è un pianoforte? Ma questo non l'abbiamo portato noi, della casa del jazz. No, la canzone che tu mi avevi proposto era Chissà se mi pensi, no? Chissà se mi pensi, seduta sul letto, e se tieni stretto col tuo vecchio sacchiotto e gli parli di me, e fra le lenzuola non ti senti più solo e te la prendi con me. Mi ricordo perché è troppo rhythm and blues, no? Cioè, c'è dentro quegli accordi un po' americani. Ma cosa cantavi? Io cantavo una canzone di tipo diverso, più semplici. Bella, bellinda, è innamorata. E lì non è. Parla d'amore con l'insalata. E quindi mi piace, dice di no. Parla d'amore con l'insalata. Vabbè, dai. No, è un pezzo scritto oggi, farebbe clamore. Però era strano, eravate coraggiosissimi. Poi ci siamo ritrovati avanti fino a che c'è stato Oscià, ci sono stati tanti incontri anche alla RCA, c'è stato Oscià, io sono venuto a cantare e lì forse ci siamo scambiati tante opinioni e tante maniere di fare il musicista, io avevo già ricominciato un po'. E quindi poi prima o poi nasceva questa idea di fare qualcosa insieme. Eh sì.
questo che è nata molto... poi definitivamente. Ma più che altro perché lo volevi fare tu, cioè nel senso che io... No, che no, ma è vero, ma non c'è niente di male. È che io sono proprio poco abituato a, anche a fare delle cose insieme a qualcun altro. Ma certo. Cioè non è che il tempo sia a nostro favore in questo caso, perché? Perché l'idea di conoscersi è veramente un'idea. Poi quando cominci a scambiare musica, abitudini, cominci a scoprire che non ci sono tutte queste affinità, anzi c'è un dover amalgamare una serie di diversità. Per esempio, allora Gianni è una persona molto più di istinto, di azione. Io invece ci devo pensare mille volte, l'abbiamo detto anche in una cosa televisiva che abbiamo fatto poco tempo fa. Lui c'ha delle canzoni che durano meno delle introduzioni delle mie canzoni. Ci incontrammo in un ufficio, forse nel tuo ufficio, quando prima della spending review. Quasi sempre dalle parti mie, guarda. Sì. E tu dicesti: no, guarda, non sono pronto, non ho voglia. Questo 9 anni fa, 10 anni fa. Però prima o poi una cosa insieme la faremo, però poi non ci si trova mai. Fino a che l'anno scorso sono venuto a vedere il tuo concerto a Bologna, mi è piaciuto veramente tanto, sono venuto in camerino, abbiamo cominciato a parlare di cose anche al di fuori della musica e questo, un mese dopo, prima di Natale, mi hai chiamato e mi ha detto: sai che forse è il momento, forse la possiamo fare adesso quella cosa. Comunque dopo questa telefonata di 6 mesi fa, allora quando cominciamo? Dopo 10 giorni comincerà il primo, perché Claudio è fatto così, deve ragionare e decidere e poi cambiare, e poi ripensarci. E quindi ci sono state molte telefonate, ma sai però, forse io sai non l'ho mai fatto. Io, Madonna, ma com'è possibile? Ero già così aggasato, io ero pronto, ma me questo piace, l'ho visto, però... l'hai visto? No, non ero pronto ancora a questo petting, a questo cominciamento, ho capito. Però io volevo convincerci, poi un giorno mi chiama Rossella: Gianni, non si fa più niente. Come non si fa più niente? Non si fa più niente. Ho parlato con Salzano, gli ho già detto tutto. Non si fa, perché Claudio non se la sente. Claudio è abituato, non è abituato da solo a lavorare. No, ma perché io vivevo in questa splendida solitudine a 64 anni, quando uno si mette nel cervello. Poi invece, dopo la settimana, poi mi richiama lui: no, guarda, no, dobbiamo farla. Insomma, questo era anche un prologo, un modo per dire che noi abbiamo una piccola sorpresa per voi, perché la canzone è stata scritta, è stata incisa, arrangiata, cantata da tutti e due. Ma come si chiama? Indovinate il titolo. E quindi il progetto va avanti, anche grazie a tutte le persone che poi ci hanno aiutato, da Sandrone per dire, a Salzano naturalmente, che sarà il produttore, a Rossi, a Marzi, a Rossella. Rossella alla fine ci tiene a questo progetto, anche mia moglie Anna. Hai mai visto la mia foto su Facebook, foto di Anna? No, non l'ho mai vista. Quella Anna. Quella ma Anna. Le fai? Sai che non le vedo quasi mai queste foto. Cioè sei così schivo e riservato. No, invece lui tutto il contrario. Non posta mai niente. Non ci fa sapere nulla della sua vita privata. Vabbè, quel pezzo, diciamo, chiave è questa: testa e cuore. Certamente. Come, vabbè, perché insomma vengono poi giocando con... Tu sicuramente sei la testa, no? Questo però vorrei solo essere testa e non altro. No, l'hai detto con una no, testa, tu come... sei la testa. No. Poi però ti sei... Dillo, tu sei sicuramente la testa, così, con il capo. Passando il tono. Senti, quindi tutte le canzoni dello spettacolo devono avere il tema dei Capitani Coraggiosi, oppure no? Voglio dire, posso... Bella Belinda, non la posso cantare, no? Beh, non dice che a un certo punto parla d'amore con l'insalata più coraggiosa di questa. Ma tu come te li immagini questi 10 concerti al Centrale del Foro Italico, quando i tuoi concerti già durano 3 ore e 10, no? Poi ce ne devi aggiungere. Innanzitutto me li immagino con un pubblico con delle vesciche clamorose, nel senso che dovrete abituarvi almeno a 3 ore e mezza, dai, aspettando l'alba. No, perché io devo tagliare metà del mio repertorio, come deve fare anche
Già. Camminando quelle vie che curvano seguendo. No, camminando quelle vie che curvano seguendo il vento e dentro un senso. È ancora così. No, ho camminato quelle vie che curvano seguendo il vento e dentro un senso di utilità. Cioè, scende la pioggia, ma che fa? Che faccio? Sì, però. Allora, sulla pazienza direi che tu sei più paziente. No, invece. No, sei diventato impaziente? Manco paziente. No, mi sembri paziente anche tu, perché tu. Beh, questa è la dimostrazione. Non esplodi mai, io ogni tanto esplodo, ah, ma che cazzo! E tu invece. Ah, ma io perché faccio tutto alla fine. Ti tieni tutto insieme. Così. Però non ti ho mai visto alzare la voce. Forse ieri sera, quando ti ho detto, senti, ma io voglio trattare le prove. E no, la musica è questa. Poco però, poco. Che brutta cosa. Beh, allora, ha detto una cosa di bruttissima. Allora no, ha detto, ma non hai detto con quel tono proprio. Ma che? Ha detto, e no, allora cosa la scrivo a fare la musica? Sono rimasto così e avevi ragione, va bene. Poi la ritmica conta. Dove vai? Meglio non sentire. Siamo quelli che